Buonasera a tutti, buon inizio di settimana. Dovreste sentirmi, vedere il monitor, vedere anche il buon Tony. Ok, allora um, iniziamo quindi con la registrazione. Mi raccomando, prendete sempre nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio, in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi. A causa della leva, il 65% dei conti dei clienti a dettaglio di TIC 1000 Europe perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, secondo appuntamento con il mitico Tony Cioli Puviani. L'aperitivo con Tony, scusate, ma stavo leggendo un messaggio. Sì, è partito tutto. Ok, allora, prima di entrare nel vivo, come sapete, c'è la presentazione del broker Tickmill. Tickmill Europe, perché abbiamo il passaporto europeo regolamentato dalla SAISEC, registrato presso la CONSOB, con fondi segregati e separati dalla società, assicurati fino a 20.000 euro. Tickmill è un broker non di Lindesk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate... E liquidity provider ha una velocità di esecuzione ultra rapida con una media di 0,2 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato. Non ci sono commissioni sugli indici. E da qualche mese abbiamo aggiunto anche i microlotti sugli indici americani che vanno a fare compagnia a quelli che già avevamo sul DAX. Eh, non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. e... Con TIC1000 non avrete mai un requote e potete utilizzare tutte le strategie che ritenete opportune come scalping, arbitraggio, chi più ne ha ne metta. Questo è uno screen che ho preso dal sito della Consob, dalle eh, società eh, di investimento senza succursale. Potete andare a controllare voi stessi sul sito eh, della Consob. Il numero di iscrizione di TIC1000 è 4310. TechMeal offre sul lato CFD tre tipologie di account: il conto Pro e il VIP, che sono i conti di, di, di punta, perché eh, gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, e poi c'è il conto Classic che non ha commissioni ma gli spread partono da 1.6. Inoltre, TikMil da qualche mese ha investito nel, nei prodotti regolamentati come futures e opzioni attraverso diverse piattaforme, quelle di Punta e la CQG, eh, dove potete appunto negoziare questi eh, tipi di strumenti e eh, sul nostro sito potete poi trovare tutte le caratteristiche e condizioni. Del caso. Eh, queste sono invece le connessioni API perché non c'è solo la CQG, quindi potete connettere il data feeder di TIC1000 relative commissioni con altre piattaforme come TrainingView, Multichart, Sierra Chart. Ovviamente questo vale per il discorso futures, non su i CFD. Eh, questa è un po' una tabella invece, tornando sempre su CFD, che mostra eh, i nostri SPED e commissioni eh, a confronto con altri broker. Questa è una schermata che eh, io ho preso da MyFXBook, che è un sito esterno non collegato con TicMill. Noterete come per la maggior parte del tempo TicMill abbia queste caselle verdi che stanno a indicare che le commissioni e gli spread inclusi sono migliori rispetto ad altri competitor. E riassumo un po' quelle che sono le condizioni, perché mi chiedono spesso quali siano le commissioni. Potete, tra l'altro, provare un conto demo illimitato che eh, riflette fedelmente le condizioni gli spread del, dei conti reali sul conto pro e il conto vip rispettivamente si paga su un lotto di euro dollaro 4 euro run turn e 2 euro run -turn, che rispetto alla media eh, che più o meno applicano gli altri broker ho visto intorno ai 6 euro si ha un risparmio del 30 con il conto pro e oltre il 60 per con, con il conto vip ok io ho finito la mia breve presentazione Vado in piattaforma, eccola qui, ok. Allora, eh, ciao Tony, buonasera intanto. Eh, buonasera, buonasera a tutti, c'è anche una bella notizia che a me piace, io riesco, questa volta non so, mi sono collegato a un link dove vedo anche la chat, che raramente mi succede, oppure non ero capace a vederla, vedo benissimo la chat, vedo... Mirko, Diego, Fabrizio Michele e poi Alessio e Antonio e Alberto che conosco tutti i personaggi no? tantissimi eh, Alberto e appunto che danno e Nicolò adesso che salutano per cui ci abbiamo il vantaggio, è vero che tu sei sempre puntuale a leggere qualsiasi domanda però ecco riesco, riesco a leggerla anche io, Tiziano Mauro, eh, siamo tantissimi, bene si vede che l'ultima puntata è andata bene, l'ultima e la prima è andata bene, io mi ricordo qualche cosa, avevamo l'aperitivo eccolo qui, questo aperitivo però questa volta ci ho messo l'acqua ho fregato oggi è un alcolico eh? È un alcolico. Io era colico, analcolico. Mm. Hey Tony, mentre tu bevi, io uh, rispondo a una domanda inerente a 1000 e poi ci immergiamo nelle analisi. Eh, era di Michele che chiedeva quale fosse la differenza dopo Brexit tra usare TICMIL Europe e OUK. Sul lato condizioni e eh, sped non cambia assolutamente nulla perché mh, sono applicati gli stessi sped, condizioni e velocità di esecuzione. L'unica cosa è il lato regolamentazione. Con la SISEC c'è eh, la copertura dei fondi fino a 20.000 euro per conto, mentre con la FCA UK fino a 85.000 sterline. Eh, noi, come tutte le società con base a Londra, dopo la Brexit non possiamo più commercializzare i prodotti in Europa, quindi non possiamo fare più azioni di marketing e quant'altro. Quindi tutte le nostre diciamo eh, pubblicità o quant'altro devono essere ehm, inerenti appunto alla regolamentazione SISEC. Ok, allora Tony. Eh, sic sicuramente oggi è stata una giornata poco volatile, possiamo sicuramente affermarlo, non ci sono stati grossissimi movimenti, eh, settimana da scadenze tecniche, quella di, di venerdì, quindi probabilmente forse i mercati eh, sono in attesa, e, eh, vediamo se c'è qualche domanda già inerente, per il momento sono tutti saluti, Tony. Non so, se volevi introdurre un po'... Eh... No, volevo, visto che Tickmill adesso... Entrerà a far parte del mercato anche del mercato regolamentato no? e anche con dei lotti piccoli, insomma, con adesso il mercato regolamentato si è attrezzato, e oltre i mini Fib, ad esempio, nel, nel, nel caso dell'Italia, avrà anche i micro. I micro, effettivamente, i microlotti consentono, hanno la possibilità di essere tradati veramente con una certa. Eh, tranquillità perché parliamo di 20 centesimi 20 centesimi appunto che per carità 100 punti si possono vedere da un momento all'altro però 100 punti insomma è la perdita di 20 euro contro una classica perdita una volta quando non c'era il mini di 100 punti che erano 500 euro o eventualmente col mini fib 20 euro per cui chi è abituato facciamo un po' di lezione, è abituato ad avere solo il CFD, il CFD in genere tu scegli la size o raddoppio o la triplichi in base a una size standard, il mercato regolamentato invece ti impone lui una size, che è il contratto, vai direttamente tu al mercato... E direttamente combatti col mercato facendo magari mettendoti un po' più sotto o un po' più sopra al prezzo in modo da eh, effettuare eventualmente il tuo ordine se vieni colpito dal mercato stesso e questa è un po' la caratteristica il market maker invece nel caso di CFD clona di fatto la situazione del mercato la ripete e si mette con uno spread Ridotto sia in denaro, sia in acquisto, sia in acquisto sia in vendita, e cercando appunto di accontentarsi solo dello spread che sarebbe la sua commissione. Mentre nel mercato regolamentato non c'è lo spread market maker, c'è sempre uno spread perché è fisiologico. Che ci sia un minimo tra denaro e lettera, cioè tra, ad esempio, nel Fib si va, nel Futuro italiano si va di 5 punti in 5 punti, eh, nel DAX tedesco adesso si va di un punto in punto. Una volta si andava di mezzo punto in, eh, in mezzo punto, ecco, eh, e quindi eh, lo spread è proprio naturale. Dico questo perché oggi volevo far vedere. In tempo reale, una situazione che si sta verificando adesso in After Hour. Che cos'è l'After Hour? Al il mercato europeo per cui mi riferisco alla Spagna, a Parigi, all'Italia, ovviamente il DAX, eh, <coughs> al DAX. Generalmente ha il cash, ovvero una negoziazione dei titoli fino alle 17 e 30, poi c'è un'asta di chiusura che va dove effettivamente non c'è più la negoziazione continua dei sottostanti, ovvero facciamo un esempio del FIB, ma il DAX è la stessa cosa, vengono di fatto bloccate le contrattazioni in continua, vengono contenuti tutti gli ordini residuali prima della chiusura ufficiale, dove necessariamente ci sono cinque minuti, dove necessariamente chi deve chiudere le posizioni le deve chiudere, questioni di margini non è detto che tutti vogliano o possano stare in intraday per cui si crea questa situazione di 5 minuti e poi c'è l'asta finale l'asta finale poi crea un nuovo punteggio che definisce il, il risultato di chiusura o la chiusura dell'indice e questo avviene in genere 1736 successivamente gli indici vengono quotati in base al eh, libero mercato, è evidente: in base al libero mercato nessuno impone niente. Il CFD continuerà a, a seguire la logica, copiando esattamente quello che fa il mercato regolamentato. E quindi cercherà il mercato di adattare i nuovi prezzi solo relativi sull'indice, i cosiddetti prezzi di after-hour. Non tanto, ad esempio nell'Italia, sulle quotazioni che hanno i titoli in after hour, dei quali ci sono veramente scambi, eh, l'hanno rovinata quell'after hour lì, l'Italia, le leggi italiane, il governo, anche le prese di posizioni hanno rovinato l'after hour perché essendoci una Tobit tax abbastanza importante per chi fa speculazione professionale... Eh, Operare in after hour ti obbliga sostanzialmente eh, di eh, rimanere, di chiuderti per evitare la tassa, che per poi può sembrare uno scherzo, ma uno che lo fa tutti i giorni, magari con quantitativi importanti, sono sacco di soldi e quindi l'after hour di fatto non esiste più. Comunque, quello che mi interessava dire è che questi indici quindi il Futsbury, il DAX, il K40, l'IBEX, eh, la stessa Londra, continuano a andare su e giù, in, eh, quotati eh, in relazione essenzialmente a quello che fanno gli altri indici stranieri, in particolare l'America. Quindi, perché dico questo? Perché in questo momento, mentre parlo, ad esempio, l'indice italiano vale. 24, 195, 24, 200. 24, 190, 200, a seconda poi che si prenda il micro, il mini o il fib ordinario. E il, il, questo io faccio sempre riferimento al fib più grande, ma sostanzialmente anche il mini si, ad, si adatta e i prezzi sono uguali perché ci sono degli arbitraggi a fare queste cose, ma anche il micro... Che è un pochino più eh, un po' meno speculato, insomma, perché costando solo 20 centesimi può darsi che abbia qualche differenza di prezzo, seguono queste logiche. Allora, eh, cosa succede? In questo momento, ad esempio, il riferimento ufficiale, il valore di riferimento, il valore di chiusura del MIB Fiuccio, è 2411. 24,111, mentre il valore del future è 24,2. Cosa succede? Qualora uno operi nel mercato regolamentato, se lo dovesse shortare, lui lo shorta a 24,2 e guadagna 89 punti rispetto al valore di chiusura di 5,5, al valore ufficiale a cui tutti fanno riferimento. E quindi, essendo per regolamento, eh, il computo dei conti che si fanno quando si opera nel mercato regolamentato con i broker, con la banca, eh, con riferimento al prezzo di riferimento, in teoria, in teoria se uno dovesse shortare adesso a 24.200 un future otterrebbe quegli 89 punti di differenza che di fatto sarebbero, nel caso del FIBA regolamentato, 445 euro. 89 per 5, 445 euro. Nel caso del FIB normale, il mini FIB, chiedo scusa, sarebbero 89 punti, cioè 89 euro, un quinto di 445, e nel caso invece del micro, 20 centesimi per 89, per cui a occhio 18, 18 euro. Questi soldi li trovereste veramente nel conto eh, a partire dalla notte cioè finite le contrattazioni delle ore 22, il broker, la sim, verso le 2, le 3 di notte, insomma quando riaprite la piattaforma la mattina dopo, trovate il vostro conto, qualora fosse nuovo, con 900 euro in più o con 89 o con, o con 16. Queste cose molte di voi le sapranno, però visto che Tickmill... Sta andando incontro anche alle logiche del mercato regolamentato, mi sembrava abbastanza giusto dirle, perché non è che siano conosciute da tutti. Ovviamente non è che uno guadagna sti 450 euro perché si è sbagliato il mercato. Il giorno dopo, il giorno dopo ti trovi però short, non a 24,2. Dal punto di vista dei conti, magari nel, eh, nell'immagine e, nel eh, e nel conteggio e nel, nella pagina ufficiale tua dedicata, hai ancora 24-2 come short. Ma quando rimandrai a fare i conti, ti trovi a dover conteggiare. Il eh, tuo eh, guadagno o perdita dalla quota di riferimento del giorno precedente, quindi i 450 euro che guadagneresti oggi, di fatto domani eh, li, li vai a perdere qualora tu richiuda in pareggio il, il sottostante a 24,2. E questo lo dico perché spesso quando si passa o si va a operare. Sul mercato regolamentato, i primi giorni, i primi due o tre giorni c'è un po' di sgomento, un po' di perplessità perché uno non riesce a capire bene quello che succede. Ma alla fine, quando uno conosce il meccanismo, vi assicuro che è un qualche cosa di estremamente semplice. Io vedo una domanda di Alessio: domanda stupida, ma il market maker che interviene sul future indice. Paga come un trader il contratto in questi giorni, tanti riallineamenti. Grazie. Mi scuso per la domanda, ma è un dubbio che mi è avvenuto perché a pensare male eh, sempre. Oddio, il market maker. Eh, allora, ma il market maker che interviene su future indice. Ma eh, allora qui. Io sono molto esperto e proprio mi trovo molto bene, non esiste nel mercato regolamentato il market maker. Non esiste, non esiste. È un, è un errore che anche molti presunti master trader o, ma, o esperti presunti dicono. Ma il market maker nel mercato regolamentato non esiste. Esistono dei eh, liquidity provider o fornitori di liquidità che. Su alc in alcune situazioni molto particolari potrebbero intervenire per rendere più liquido il lo strumento su cui si opera. Ovviamente nel FIB non succede mai questo fatto. Al limite nel micro, che l'ho seguito inizialmente per motivi professionali, perché con Borsa Italiana <coughs> mi è capitato due volte di presentarlo io. Il micro effettivamente non aveva nessuno che ci operava e quindi c'è qualcuno che si è preso l'impegno, qualche banca, qualche istituzione, qualche, eh, qualche finanziaria, adesso non so bene, e si è impegnato a dare liquidità fungendo da market maker. Ma il market maker è una figura che nel mercato regolamentato non esiste oppure si può trovare nel caso che ho appena citato, oppure si può trovare in situazioni come quelle delle opzioni, che le opzioni eh, sono di tantissime scadenze, di tantissimi strike, di tantissimi livelli e quindi necessariamente il mercato naturale non provvede a riempire la liquidità e qui effettivamente finalmente nasce la figura del market maker, ovvero qualche istituzione che si impegna a dare con un limitato spread il denaro lettera operando eh, in proprio e magari, eh, e magari ottenendo anche un piccolo guadagno, ovvero se io voglio operare su un'opzione domani settimanali della quarta settimana di marzo, non sulla trimestrale che è piena di liquidità. Ricordiamo che venerdì ci sono le scadenze tecniche, ma sulla quarta marzo ha uno strike particolare, 24 e 700. Un po' evidentemente il mercato non c'è, ma non c'è neanche sul Nasdaq e neanche sull'SP. A quel punto, quando io cominciavo a operare le opzioni, c'è addirittura la mia piattaforma aveva un pulsante dove cliccando quel pulsante richiamava all'ordine i liquidity provider i, i, i fornitori di liquidità che dovevano necessariamente mettersi nel denaro a lettera e questa regola c'è ancora devono intervenire entro le 905 e garantire un po di liquidità nel, per rispondere esattamente alla domanda queste persone non hanno nessuna commissione, non c'hanno commissioni e chi provvede alla liquidità garantendo un minimo di liquidità a uno strumento del mercato regolamentato eh, ha le commissioni completamente gratuite. Cioè Borsa Italiana dice "Va bene, tu mi fai un favore, ti metti in questa situazione qui e non paghi niente neanche le... e quindi questa è una risposta che potevo dare eh, probabilmente solo io. Scusate perché sono fine. però la, la, il market maker chi parla di market maker, e c'è qualcuno che parla di market maker nel mercato regolamentato usa termini impropri. Il market maker invece è una figura assolutamente di un'importanza assoluta nel mercato dei CFD e in genere coincide appunto con le stesse società e una oppure sapete dove c'è il market maker? Nei certificati. Nei certificati c'è sempre un market maker perché i certificati sono tantissimi e la liquidità in mercato non, non esiste che sul denaro elettere a sinistra e a destra c'è sempre qualcuno che vuole comprare o vendere, sono strumenti assolutamente illiquidi e quindi l'emittente si mette d'accordo con un professionista, con una società professionisti, che, in base al valore esatto del contratto certificato, che poniamo 100, si mette su uno spread 99,5, 100,5. E questo market maker ha anche l'abilità spesso di riuscire a replicare esattamente l'acquisto, la vendita che ottiene, perché lui si mette in acquisto e in vendita e non sa quello che succede, immediatamente tramite l'acquisto di sottostanti eh, in altri mercati e riuscire a guadagnare in questa maniera. Però credo che le provvigioni non, non le metta, cioè se io fa un po' il lavoro che fa anche il broker, se c'è un future... Che vale in questo momento 195 200 io mi metto a 205 195 ecco che qualcuno me lo vende a 195 io devo essere in grado di venderlo immediatamente a 198 197 o a 200 e questo è il mio guadagno ovviamente qui ci sono macchine processori eh, dei sistemi molto veloci eccetera ecco perché quando non c'è liquidità il market maker a, eh, si eh, scompare, scompare addirittura, ma può scomparire nei regolamenti eh, proprio di borsa italiana per le opzioni, che quelli li ho studiati. Il market maker, contrariamente a quello che si crede, non ha l'obbligo di presenziare fino alle 9.05 o in situazioni di estrema volatilità, dove effettivamente prezzare con un margine risibile il denaro e lettera, non è possibile perché nel giro di qualche secondo i prezzi cambiano. Se voi osservate, ad esempio, delle opzioni anche liquide prima di un dato come No Fine Parole o prima di un uh, evento come quello della Fed o prima che venga rilasciate le, le Minutes o prima di qualsiasi dato delle 14.30, un qualsiasi opzione mondiale, anche sullo Standard Poor's, Dieci secondi prima dell'uscita del dato, dieci secondi, non hai market maker che intervengono dopo qualche secondo l'uscita del dato. Credo, credo, non ho un'esperienza, l'ho visti spesso anche quelli di CfD, che per i CFD sia circa lo stesso discorso, cioè anche loro in situazioni di particolare volatilità o nell'imminenza del dato possono assentarsi o se ci sono. E questo mi è capitato di vedere allargare parecchio lo spread però questa domanda Alessio ehm, spero tanto c'è la registrazione di essermi spiegato bene il market maker ricordiamoci che e così facciamo un po' di storia era una figura che esisteva quando io operavo in piazza affari era, erano i, i, gli agenti più scaltri più, più in gamba erano i cosiddetti market maker Ovvero loro eh, giravano per piazza affari, tu gli chiedevi Fiat, ad esempio c'era la Fiat, e loro dicevano 110-130. Tu eri obbligato però, se gli chiedevi Fiat, e loro rispettavano un codice deontologico di spread stretti, a servirti o a fare qualche cosa. Mi spiego meglio. Quando era piazza affari, il market maker, Poniamo, facciamo un esempio più concreto perché io vado Enel, ecco, Enel adesso vale 8.18 <coughs> nel mercato telematico. A quei tempi non c'era il mercato telematico, c'era una chiusura ad asta a voce e poi c'era l'after hour chiamato eh, oh, dopo borsa, si parlava francese, apre borsa e do, eh, dopo borsa. Apre e avant bourse, avant bourse prima della chiusura e apre dopo. A u, simbolo del, del, era il simbolo del radiocor, a u, a chiedo scusa, e il market maker, tu andavi da lui e gli feci Fiat oppure Enel. L'Enel è poi entrata a far parte del listino nel 99, per cui Enel era difficile, o nel 98, nel 98, 99 99, nel 2000. Insomma, hanno fatto due tranche a cavallo degli anni zero. Eh, Fiat, allora la Fiat valeva 10 e 100, valore ufficiale. Ora allora lo facciano 90-110, ovvero se le vuoi vendere, ti pago io 10.090, se le vuoi comprare, le compri da me a 10 110 e poi mi arrangio io. Potete capite come un boh, po' chi, chi fa le scommesse <coughs> è anche una cosa molto interessante. Ai miei tempi, io mi piaceva fare il market maker perché le valutazioni sono impossibili. Se c'era, non so, la partita della Juventus contro l'Inter, quanto mi dà la Juventus, io dico 80 pari. A 1,80 la banco e alla pari la gioco. Queste sono cose che potete sentire solo qui. Potete sentire solo qui da Tic Bill. Eh, così. Allora, vediamo qui buonasera, quindi il giorno dopo cambia il prezzo di carico. Sì, Mauro. Il giorno dopo, diciamo che il prezzo di carico può rimanere quello tuo, ma il computo dei soldi che perdi o vinci è in relazione al prezzo di carico del riferimento del giorno prima. Per cui alla fine è ovvio che non, non esistono vantaggi. Non esistono vantaggi, né vantaggi né svantaggi né vantaggi né svantaggi. Tu, però, dal punto di vista contabile, il mercato regolamentato, la posizione overnight, la regola in base al tuo prezzo di carico meno o più il prezzo di riferimento. E quindi il tuo prezzo di carico se è superiore. Eh, come oggi abbiamo fatto l'esempio a 24, 24.2 riferimento a 24.11, tu avrai 89 punti di accredito. È chiaro che il giorno dopo non è che ti cambia il prezzo di carico, rimane sempre 24.2, ma per fare pari devi ricoprirti a 24.11. Se ti ricopri ad esempio a 24.110, avrai ulteriori 5 euro nel caso di un mercato di un futuro regolare di accredito e un po' queste cose sono importanti perché non vengano spiegate e poi vanno tutti da Giuseppe a chiedergliele e speriamo che dopo oggi... <ride> bravo, bravo Tony e io aggiungo una cosa sul CFD un discorso dei market maker che eh, nel caso di Tickmill dei non di rindesk anche loro hanno dei liquidity provider e potete ogni broker deve avere nella sua pagina il modulo RTS 28 si chiama dove potete vedere quali sono i maggiori liquidity provider con cui il broker eh, lavora. Nel caso di Tickmill lavora con grossi broker come Saxo eh, CMC Markets eh, eccetera. Quindi sono informazioni sicuramente importanti, fatto benissimo Tony. A, um, ad illustrarle ci sono un po' di domande io sì, mi sto guardando ho visto Stefania che gli rispondiamo Stefania Verona eh, gli rispondiamo e poi sì, sì. va bene no poi sì. continuava sì. Alessio che questi aggiustamenti però sono aggiustamenti ma non sono market maker è sbagliato è sbagliato chiamarli market maker ci possono essere aggiustamenti eh, a mitraglia tutto che uno vede queste cose qui e io una volta, adesso ce ne sono meno, ma ci speculavo tantissimo in after hour proprio perché c'erano degli aggiustamenti un po' gratuiti a sinistra e a destra eccetera. Però non è corretto chiamarli market maker, anzi è, è sbagliato e siccome ci sono dei master trader che parlano di market maker in maniera impropria, è giusto che io li corregga indirettamente eh, dicendo questo, no? Stefania, sì. poi eh, Stefania mi chiedeva a proposito di. C'è anche una su Facebook, eh, se, non so se la vedo. Allora a, rispondo a, a Stefania, eccetera, e poi andiamo su Facebook. Allora, sì, Stefania, per quello che riguarda gli Etf, gli Etf, come per i certificati ci sono e come, anzi i market maker ci sono dappertutto. Forse sono partito io sbagliando nel senso che escluso, diciamo, escluso che per eh, i future regolamentati di altissima importanza, come sul Nasdaq, sul Dow Jones, sull'SP, sul DAX ma ci mettiamo anche Parigi, dove effettivamente il mercato è corposo. Se voi adesso avete una piattaforma aperta e, e, e su un mercato regolamentato, vedete che ci sono 12 contratti in acquisto 12 a 24, 190, ce n'erano in vendita a 195, ce ne sono 6 a 24,2, per cui è il mercato che fisiologicamente non ha bisogno del market maker. Non ha bisogno perché gli operatori sono tanti. Fanno continuamente gli arbitraggi anche tra eh, il listino che ha un punteggio e il prezzo del FIB. E quindi questo eh, continuo modo di fare arbitraggi di interesse per andare a ciucciare un punto, due punti, 5 euro, 10 euro consente una liquidità fortissima fortissima e non c'è bisogno gli ETF invece che conosco bene anche questo è rarissimo è rarissimo eh, che non ci siano eh, almeno che non si tratti di un ETF veramente eh, molto 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 speculato ma è difficilissimo quindi per regolamento anche borsa italiana chiede adesso gli ETF non vorrei sbagliare però eh, ad esempio, non vorrei sbagliare che gli ETF, finché mi chiedete i certificati, sono quotati dove sono quotati in borsa italiana nel mercato degli ETF e eh, evidentemente c'è qualcuno, io so quelli dei certificati, ma l'ETF è la stessa cosa, per cui al Sedex hanno l'obbligo addirittura gli emittenti di garantire una liquidità, così gli ETF. Qualsiasi TF c'è l'obbligo di garantire una liquidità se non ci fosse la liquidità, uno fa una fotografia e fa il reclamo. Io ho chiamato, ad esempio, il SEDEX due o tre volte all'anno li chiamo, mi chiamo, eh, mi conoscono qualcuno, dica: ciao, sono Tony, ah, ci penso io e poi, e poi si sistema si la cosa con educazione senza arrabbiarsi più di tanto. Ovviamente ho l'occhio esperto per sapere se devi chiamarli o no, nel senso che se c'è la guerra mondiale e eh, con tutto che salta a sinistra e a destra è inutile che li chiami perché la ragione ce l'hanno loro. E, e, quindi, e quindi sì, ci sono. Una cosa che consiglio, prima della domanda su Facebook, e ve lo assicuro, risparmiamo un sacco di soldi, il market maker che c'è sui certificati, c'è sulle opzioni regolamentate, c'è sui ETF, c'è su quasi tutto, tranne <ride> ad esempio il market maker non è obbligatorio che ci sia sui titoli, sui titoli azionari, a volte i titoli azionari, quelli piccolini, non c'è assolutamente l'obbligo del market maker, infatti te vedi dei titoli con assenza di liquidità. E non c'è neanche il liquidity provider lì. Uno può anche avere un titolo illiquido. Sui titoli non c'è l'obbligo. Sugli ETF, sulle opzioni, che c'è una sorta di obbligo, perché effettivamente altrimenti sarebbero desolanti. Il trucco è questo, fatelo. Se avete un'opzione che, non so, costa, vedi che il denaro è a 90 e la vendita è a 110, e può succedere proprio più o meno questo, voi vi mettete a metà strada, specialmente sulle opzioni americane, ma anche quelle italiane, sono miti. Io seguo altri discorsi che fanno, ah, non mi piace questo che è il liquido, ah, non mi piacciono le opzioni su Nasdaq perché il market maker c'è troppa distanza, fanno i fighi, 90-100, c'è troppa distanza. Io lo metto a 94-96 e giuro che cadesse Dio in terra se ti metti a metà strada, boom, ti eseguono. Poi se sei avaro, e ti metti non a metà strada, ma ti metti a, ovviamente, se il market maker fa 90-100 vuol dire che il, il sottostante vale 100, 90-110 vuol dire che il sottostante vale 100, se fa 90-100 è sottostante 95. Per cui se a 95 tu ti devi mettere a 95 o a 96, non ti devi mettere a varo a comprare a 91, ci vuole un buon senso. Se fate così, il market maker. Io non, non impatto mai di principio sul market maker almeno che non abbia un'esigenza, una fretta, perché se ti metti a metà tra il denaro e la lettera arrivi con gli ETF. Eh, se sono ETF abbastanza liquidi, se tu ti metti a metà strada tra il denaro e la metà, proprio fai con la calcolatrice, vale 1,20, 1,24, ti metti a 1,22, spessissimo riesce a ottenere il risultato, almeno che non si tratti proprio di un ETF decisamente liquido. Sono pronto per la domanda di Facebook. Sì, allora, eh, più su un carattere operativo, quindi ci sacchiamo un po' dal discorso dei market maker. Eh, Katia ti chiede, posso chiedere una view sul DAX al bravissimo Toniccioli Tuviani? Certo, Katia, ci mancherebbe. Beh, oggi abbiamo fatto didattica. Sapete perché faccio di dai? Io sono più per l'operativo, però c'è un mercato così triste, un po' <ride> rispetto al lunedì scorso, che ogni cinque minuti c'era il Nasdaq che si muoveva, scendeva, risaliva di 30 punti, o oh, l'SP. Adesso c'è un, un, un mercato molto triste. Allora, il DAX, sì, che lo sto seguendo. Siamo, eh, ho ripreso a riguardarlo bene, il, il DAX. Allora, il DAX mi ha dato l'impressione che sia stato molto tecnico, nel senso che ha rotto il suo record storico, quella zona di 14.100, 14.120, 14... guarda, non guardo neanche il grafico, non guardo mai, vado solo a memoria, perché intanto è uguale. Ha rotto quella quota la scorsa settimana eh, intorno a 14.100 dove ci sbatteva e ritornava indietro fino a 13:9 e come spesso succede quando vai a rompere poi una resistenza conclamata tra l'altro coincidente con un reco storico c'è stato lo stappo ovvero chi teneva e manteneva le posizioni short dopo un certo punto ha messo lo stop e Altri, magari anche tecnici, pensano e eh, giustamente dicono rotto determinati livelli perché funziona così. Quando c'è un trading range o quando ci sono dei livelli che, su cui il mercato sbatte, adesso me lo vado a guardare perché non vorrei dire delle. Sì, no, 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 torna a quello che dico. Voi vedete la giornata di lunedì scorso, sì, quando poi abbiamo fatto la, la puntata, che era tutta scoppiettante, quella del, dell'otto, andate a vedere eh, cosa ha fatto il Nasdaq, il, il DAX. A un certo punto eh, voi vedete che anche il 3 aveva sbattuto a 1400 un pelo, poi stava sbattendo nella prima candela a 4 ore i <ride> 1400 ha rotto i 1400 e si è trovata lì. Adesso più o meno è lo stesso discorso, cioè se adeguata, una sorta di resistenza importantissima e c'è anche una sorta di doppio massimo palese eh, che si vede tra l'11 e 12, nella giornata dell'11 si è visto anche stanotte e, 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 quindi, eh, e quindi in questi giorni, adesso lo voglio essere, ecco a quota che io direi 15,6%. Vado a memoria, io oggi qui vedo che il massimo è stato 15,587 e a memoria la settimana scorsa dovrebbe aver fatto 15,99, no, 15, 15,595. 15,595, per cui oggi 15,587 e c'è stato un netto rifiuto fino a far scendere, addirittura sotto 14,493, ok? Adesso arriva il ragionamento, eh? Adesso arriva il ragionamento. Allora, cosa ho notato su queste quote sul DAX? Che sopra i 15,5, già successo anche venerdì, è successo oggi ed è successo anche mercoledì scorso, indipendentemente dalla forza enorme che aveva l'America. Metti con Russell, metti con lo Standard Poor's, ricordate quello che ha fatto lo Standard Poor's venerdì scorso, è stato incredibile perché a un certo punto è ritornato da 3,5, eh, da 3,9 tondo a 3,9,15, è arrivato fino a 3,9,50 il DAX addirittura è retrocesso, per cui è quella che io chiamo in dissonanza. Quindi diciamo che il DAX ha molta personalità, un po' come il nostro FTSE MIB, molta ma molta personalità, non si lascia condizionare da quello che fa l'America. Però per quello che vedo io, questa quota di 15.590 arrivata in maniera clamorosa lunedì di scorsa, gli è rimasta indigesta. Quindi in una sorta di rapporto rischio rendimento corretto se faccio o può andare su o andare giù non è il mio stile però vedrai che alla fine spero di darti una bella spiegazione se dovesse cioè converrebbe tenere una posizione short che può essere anche questo valore qui 15.5 con uno stop veramente rigido almeno io per anzi forse in questo senso scusami Tony eh... Quale quotazione stai guardando del DAX? 14, eh, chiedo scusa, 14, a volte 14, 4,92 adesso vale il marzo, però. Ok, ok. Io ho 14, 4,92 il marzo. Ok, ci sta. il tuo valore del CFD così mi. No, 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 sto facendo vedere appunto quello di marzo è 14, Non mi. <ride> ecco, io faccio riferimento a marzo, però tenete conto, ecco già che ci sono, anzi ti ringrazio. Che eh, venerdì venerdì, alle ore 13 questo future andrà in expire, cioè scadrà, scadrà e quindi non succede come il petrolio, nessuna penalità, però di fatto se non lo chiudi, eh, andrai a fare dei conteggi per vedere quanto hai vinto e quanto hai perso. Dove ci vogliono alcune ore prima che esca il set, mentre i conti li farei lunedì dopo. Quindi conviene, se vuoi aprire una posizione, fare riferimento già al DAX di giugno. O questo qui, eh, o se col CFD va benissimo anche questo coso qui. E io. Visto un po' quello che ha fatto, sarei, e ho visto anche che è rimasto il DAX molto indifferente alle grandi prove che ha fatto, che ha dato l'America, sarei più per una posizione short a questo livello, forse rischierei di fare 10 punti più, ma non di più, perché la vedo adesso l'America, l'America, eh, aspetta, proprio vi dico quello che faccio, perché ormai mi ha ingrippato sta roba qui. Allora, l'America... Standard, che io guardo lo standard, pur facciamo sempre riferimento a marzo, è sostanzialmente sul reco storico. Quasi. Allora aspetta che vada a vederlo, io lo so, a memoria l'America a record storico 3-9 con riferimento al future, è questo, è questo, mancheranno 3-4 punti. Mi sembra, con riferimento al future, che il record storico sia 3-9-59, però non vado solo a memoria, potrei sbagliarmi di mezzo punto. <ride> allora, visto che l'America è e eh, quando fa così un tocchetto il record storico ce lo fai, se vuoi andare sul DAX, lo shorti quando fa 3,959 o anche adesso e metterei, metterei uno stop molto rigido a 6,15, sul 6,15, cioè di una centinaia di punti. Ovviamente, eh, se fai un'operazione del genere, il target deve essere molto, molto ambizioso, molto ambizioso e secondo me uno può anche andare a cercare la resistenza. Cioè il supporto che, che era la vecchia resistenza, ormai sono un, un tecnico, che è ovviamente eh, in, eh, su 14,2, 14.2. Perché quando una volta si fa fatica a sfondare un qualche cosa e a 1460-1470 il DAX era invalicabile. Invalicabile quella vecchia resistenza diventa supporto e quindi l'operazione del secolo potrebbe essere short 14,5 o eventualmente aspettare questi 4-5 punti del, dello standard e eh, Con un obiettivo di 300 punti di gain e una, uno stop però di 120 punti, per cui un bel rapporto di scorrimento di 300-120, cioè due e mezzo, due e mezzo. Vai! Ottimo, Tony! <ride> no. Bella operazione, eh, ho indicato adesso sulla piattaforma... Me le ricordo tutte, eh? Sì, 15, 14 e 5. Francesca, ciao! Io saluto Francesca che è carinissima, mi ha mandato un messaggio molto carino, No, eh, Francesca, 14.5. Se ho detto 15.5 può darsi. Eh, e anche sono le, le 8 di sera. Sono guardate. le 8 di sera, questo qui non era, eh, era vino bianco, anzi era whisky, era gin. per cui Comunque 14.5, Francesca. 14.5. Mm -hmm. Rendimento, Antonio, poi mi fai il rendimento del tesoro a 10 anni usa. Ma guarda, Antonio, allora se tu mi fai la domanda della mia opinione, della mia opinione te la dico e se mi chiedevi solo come erano messi ma immagino che abbiamo parlato l'altro giorno tu sia molto informato siamo a 1,61 il T-Note 1,61 per cui siamo sul massimo ma oggi non abbiamo accelerato ulteriormente io ho questa opinione qui che mercoledì che mercoledì ci sarà la Fed e Powell non andrà ancora a indicare che la Fed andrà a intervenire sulla curva. Perché qual è il problema? Ci sono, così spiego a tutti, perché Antonio mi ha fatto una domanda molto tecnica, nel senso che non tutti magari sanno questa storia. Diciamo che queste ultime 3-4 settimane il Nasdaq in particolare c'è stata un po' di sofferenza per le borse, che poi si sono riprese, perché... I rendimenti dei dieci anni, cioè dei titoli di Stato americani, sono passati dall'1% scarso fino all'1,64%. Visto oggi o stamattina e visto anche venerdì. A quel punto il mercato si è un po' spaventato, ha detto ha preso beneficio specialmente nei tecnologici perché dicono chissà se si continua ad andare così, diventano più attraenti i titoli di Stato e le borse calano Come valore. E questa è stata la motivazione fino a qualche giorno fa. Io credo che questo storno, un po' quello che ho scritto, era un po' fisiologico, perché tutto sommato, eh, 1,60 di rendimenti non sia niente di particolare, e a questo punto possiamo arrivare anche a due. A due per me si può arrivare anche a due e forse arriveremo a due e credo che il mercato azionario tutto sommato possa risentirne, ma poco, almeno che non lo faccia a 40 centesimi tutti un botto. Quindi, perché tutto sommato con l'inflazione oltre l'1,5, e mezzo, un se ti rendono il 2%, insomma, ci dobbiamo abituare che è questo. E quindi io posso vedere, visto che mi hai fatto la domanda un 1.90, un 2, prima che poi la Fed intervenga. Cioè la Fed non spreca ancora la cartuccia se non vede una fiammata fino a due e quindi anche mercoledì può darsi, ma sono idee mie così, che Powell nella riunione della Fed non accenni ha un intervento in maniera diretta. Farà eh, politica verbale, sarà bravissimo, ma non dirà interverremo perché è un'arma molto, molto importante. Secondo me, la vuole conservare quando o vede un po' di inflazione per davvero e non questi accenni di inflazione che ci sono, ma molto, molto poco visibili, cioè molto coerenti alla situazione. Per cui. Magari da giugno, oppure, oppure eh, aspetterà che il t north vada a due. A quel punto prende il microfono, si inventa una riunione, fa la voce grossa e proverà a, a respingere e a dire: Attenzione, noi mettiamo eh, fuoco illimitato sui bond se passano il 2. Que Questa è, è la mia idea. Grazie. Grande Tony, allora eh, purtroppo ragazzi il tempo è già scaduto. <ride> no, ma c'era una domanda su Facebook. Eh. <ride> no, abbiamo risposto. Allora, aspetta, vediamo se c'è qualche altra domanda. Alberto chiede. Eh, ah, me l'hai fatta quella di Facebook, ok. Sì, era sul Tax da parte di. Facebook. Ah, è vero, è vero, scusami. Allora, ehm, poi c'era una sullo scalping. Poi su risponde Antonio, eh. Poi risponde Antonio, Antonio Am. No, le... Allora facciamo così, rispondo un po' alle domande in maniera eh, sì. sintetica, a quelle che posso che sono inerenti a TicMil perché c'erano ce un paio. Eh, Antonio chiedeva se il tour delle tele è disponibile per tutti, sì, basta avere un conto Real con TicMil eh, con un deposito minimo di 1000 euro. Eh, poi Alberto chiede se ho fatto un webinar sulla CQG, che è questa che sto mostrando adesso, ancora no, però lo faremo. Eh, non so, Tony, poi c'era una, eh, una domanda sullo scalping sul DAX, eh, l'ho persa però. Eh, ti chiedi... ah Eccola qui, Michele. Secondo, secondo Tony, a livello di scalping, con esempio 10 punti di target, lo stop loss sul DAX come dovrebbe essere usato? Questa è una domanda che forse magari vogliamo fare. Per no, la... sì, magari la prossima volta facciamo. Beh, lo stop loss bisognerebbe se operi con i CFD. 10 punti sono pochi: 10 eh. punti di target sono pochi. però, se uno scalping molto stretto ci sta. Io preferirei che lo faccio. Eh. Adesso sul DAX sono un po' ritornato, che mi aveva un po' stufato. Preferivo il Nasdaq. Adesso <coughs> comincia a rimuoversi il DAX un po' in maniera un po' insomma. Era diventato scorbutico almeno secondo le mie propensioni perché aveva queste accelerazioni improvvise di 100 punti da una parte all'altra, incoerenti a quello che succedeva prima, per cui mi dà abbastanza fastidio. Adesso è un pochino più giocabile, io ti rispondo: questo: se, se fai CFD o riesci, a seconda del tuo portafoglio, preferisco sempre le due o tre cartucce. Cioè. Eh, le due tre cartucce nel senso che magari eh, col CFD operi per i 10 punti partendo da un DAX da 2 dollari o 2 euro chiedo scusa 1 euro 2 euro per avere poi la seconda e la terza cartuccia e a quel punto però lo spieghiamo la, la, la volta dopo eh, la, la, prossima, la, la prossima volta cercare con quei tre lotti di, eh, eh, almeno io faccio così io parto con un lotto, il secondo lotto e il terzo lotto, ma magari vado long. Ovviamente medio se mi torna indietro, però al terzo lotto che compro, il terzo è molto mobile, mi accontento di fare 7 8 10 punti anche del terzo e non della media, per cui ho tre partite che gioco in contemporanea con dei lotti piccoli, però sono attività sostanzialmente che vanno fatte un po' da tergicristallo, ovvero se medi devi cercare anche di, 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 di prendere eh, nel contro giornaliero c'è tutto un sistema un po' particolare se fai solo con una cartuccia eh, 10 punti se giochi per i 10 punti eh, devi mettere lo stop altrimenti non esce fuori a 10 punti 8, 10, 11 non fare le, le porcherie che se, se vuoi essere rigido nello stop ti rispetto di, di stopparla <ride> A 40 e guadagnare 10. 10 punti mi sembrano pochi, però. Come obiettivo, adesso col DAX che vale così tanto. Io lotterei almeno per 20, 20, 20. Ecco, fai 20 con stop a 16, 17, se ti piace lo stop, oppure la mediata dove tu entri con un terzo di quello che entravi adesso e cerchi in qualche modo, guardandoti la media di di Muoverti in questa maniera qui. Comunque lo ritrattiamo la prossima volta. Sono pronto. È una manovra ballente, grande Vincenzo. Bravo Vincenzo, vedi. Eh, poi, eh, scusami. Sì, Antonio, sono d'accordo. Quello che dice Antonio Balocco. Antonio, e quale altra valuta avrà più volatilità? Non lo so. Il dollaro prima della Fed. Antonio mi chiede: il dollaro prima della Fed, il dollaro prima della Fed. Ah. Dunque, provo a fare ragione... Oh, ragazzi, io mi butto su tutto, ma sono, è la mia opinione, come dicevo. Allora, dunque, secondo me questa volta la Fed, cioè dopo domani, in qualche maniera, eh, non sarà molto colomba, cioè sì, bene o male il mercato vorrà sentirsi ancora, vorrà sentire che parlino della curva, invece non parlerà della curva, quindi, essendo un po' più falco, il dollaro potrebbe eh, riaumentare. Per cui faccio l'esempio, ma sono parole così. Se l'euro-dollaro adesso fosse a 1,1950, potremmo tentare di fare, nella, partendo un pelo prima del discorso della Fed, potremmo tentare di fare 1,186, 1,187. Cioè mi aspetto, ma la dico così. 60-70 pips sul discorso della Fed. Attenzione, però, bisogna partire in anticipo, non stare lì con gli occhioni a sentire quello che dice, perché altrimenti gliela fai. Cioè, gioco in borsa, purtroppo, devi partire un po' prima al buio, perché se sei lì e vedi e senti, allora operi di conseguenza si perde sempre. Ecco qua. Grandissimo Tony, ci sono altre domande, però purtroppo abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Eh, ci riserviamo il discorso sul rischio rendimento, secondo Tony, eh, nel prossimo webinar. Che chiedo, Venia, ma non mi ricordo la prossima data. Tony, non so se tu ti... eh, abbiamo fatto 15, 15, Ogni 15 giorni, se non è Pasqua, non è lunedì e quello dopo. Però la, la buona notizia è che eh, chi si è iscritto a questo sarà in automatico anche iscritto. E eh, c'è nell'email, eh? io mi sono iscritto, esatto. arriva l'email con tutte le date. <ride> perfetto esatto. Ok, grazie a tutti. Come sempre siete tantissimi. Eh, grazie Tony per il tuo impegno e vi auguro una buona serata. Oggi un po' didattico, un po didattico però mi sembrava. No, mi ha fatto molto piacere che Giuseppe mi ha, mi ha contattato dicendo che entrava anche nel mondo del regolamentato. Per cui <ride> finalmente potevo anche dare qualche nozione del regolamentato, che può essere sempre utile. E poi, come operatività, quindi abbiamo parlato di questo. Ecco, come operatività mi piace, perché poi dico chissà lo per, ovviamente con tutti i disclaimer del, del caso, secondo me, sullo standard pur, sullo standard impur 58, come 59, 58, 39, 58, 39, 59, a me piace, lo faccio, lo faccio adesso sono flette, ho un Fib Short. Ho un film short personalmente insaccato, ma di poco, lo ho a 155 e adesso andrò short di un SP a quota 3,959-3,958 per fare una ventina di punti. E lo stop loss lo mettiamo invece a 3,970. Mi piace sempre fare un'operazione con con TikTok perché altrimenti non mi diverto. No? Così no, posso certo. dire: Oh, hai visto Giuseppe? L'abbiamo presa. Tutto qui. grazie! Grazie a tutti, buona serata.